Dacia e Duster, un binomio che ha prodotto importanti risultati commerciali e che la casa del gruppo Renault ha deciso di rinnovare. Scopriamo così la seconda generazione del SUV compatto che mostra un'interessante evoluzione stilistica, che segnerà poi il resto della gamma Dacia. Nuovo colore, Atacama Orange, nuovi anche i paraurti e i fari, passaruota più pronunciati e protezione sottoscocca, tanto da dargli una maggiore robustezza. Occhi puntati poi sull'anteprima mondiale della nuova Megane RS, che unisce design raffinato e prestazioni sportive. Abbiamo rafforzato il design rendendolo più sportivo, abbiamo allargato le spalle, le careggiate per includere anche dei cerchi ai 18-19 pollici, dunque ha un look decisamente più aggressivo, alla firma luminosa di Laurens van den Acker che si trova su tutte le nostre vetture, e a questo nuovo motore dell'Alleanza, 1.8, 280 cavalli, 390 Newton meter, che fa meno di 6 secondi dallo 0 a 100 km orari, dunque veramente un motore molto performante. Arriverà poi entro breve una versione ancora più sportiva che la Megane RS Trophy con 300 cavalli e 400 Nm. Doppia opzione di telaio, Sport e Cup, quest'ultima con il differenziale autobloccante Torsen per prestazioni più performanti. L'esterno è più cattivo con passaruota maggiorati, cerchi da 18 e 19 pollici e alettone posteriore.